Mi sento di porgere il mio primo pensiero a chi in questo momento ha perso i propri cari, senza avere la possibilità di dare a loro l'ultimo saluto. Penso che questa, tra tutte, è la tragedia più grande di questo terribile momento storico. La mia riflessione oggi, sicuramente la storia sta tornando, con un carico di interessi arretrati. Shakespeare diceva: "The past is a prologue." Effettivamente è così. La natura ci ha fermati, ma lei continua il suo corso, non ha paura del virus, ma teme l'operato dell'uomo. Riflettiamo sui valori, quei valori che sono stati messi da parte, che sono stati anteposti al profitto, quei valori umani subordinati alle logiche frenetiche di una produzione poco rispettosa. Riflettiamo sulla sostenibilità. Iudaica nasce amica della natura, Iudaica nasce sostenibile, da sempre attenta alla produzione, nel rispetto dell'ambiente. Tanto più saremo sostenibili nelle nostre azioni, in tutto ciò che facciamo, tanto più saremo in sintonia col pianeta. Un altro valore. Oggi riflettiamo sull'umanità, questo valore bellissimo che torna prorompente, bussa alle porte. Stiamo sperimentando la riscoperta degli affetti, della famiglia, del tempo trascorso con calma, senza la frenesia degli impegni. Oggi abbiamo bisogno gli uni degli altri. E lo dimostrano in primis coloro i quali si adoperano per salvare ogni giorno e proteggere vite umane. Oggi ognuno di noi sta facendo qualcosa per l'altro in maniera diversa, in ciò che gli è possibile fare, continuando a lavorare per garantire servizi, lavorando in campagna, producendo, ma anche stando a casa. E allora mi sento di ringraziare i miei dipendenti e collaboratori che in modalità diverse continuano a lavorare per garantire lo svolgimento della vita aziendale. Vorrei anche porgere il mio affetto agli ammalati e anche a chi sta subendo il coronavirus dal punto di vista economico. Queste persone, imprenditori, agenti di commercio, ristoratori, agricoltori, sono purtroppo le vittime di cui si parla poco, ma con loro, con noi, con l'impegno e la professionalità abbiamo reso possibile il sogno italiano nel mondo, attraverso il vino, attraverso la cucina, attraverso ogni forma d'arte e di creatività. E allora penso che ci sarà un dopo coronavirus, fatto di opportunità, di valori autentici e di consapevolezze. Ma chiedo fortemente a chi ci governa di sburocratizzare la macchina amministrativa, di aiutare con immediatezza e concretezza i vari scomparti dell'economia. Solo così possiamo avere speranza di un futuro prossimo e migliore. E allora non smettiamo mai di sperare, perché tutto andrà bene. Salute!